Ciao amici, in questo video andiamo ad affrontare un tema che per molti potrebbe essere bollato come assurdo sin dall'inizio. 12% di rendita annua? Ma che stai a di... A furfante! E lo capisco bene che in un mondo fatto di rendimenti allo 0,5%, se arriviamo all'1% è proprio perché te se vuole molto bene, con delle commissioni che sono una fucilata ogni volta, io ci credo che in un mondo del genere sia molto complicato credere che possa esistere un altro modello. Qualcos'altro che permette invece di avere delle rendite così alte che attualmente per il mondo che conosciamo sono tipo allucinanti. Aspetta, allucinanti per il vecchio sistema, perché non vi nego che nel mondo cripto in alcuni casi si possono raggiungere degli API, annual percentage year, quindi rendimenti annui percentuali, nell'ordine del 100, 200, 300%. Sì, lo so, avete capito bene, sono robe folli. Ora, se per questo tipo di rendimenti particolarmente alti bisogna essere un po' scafati, quelli che vediamo oggi sono invece due metodi che chiunque, con le sole conoscenze che vedremo all'interno di questo video, potrà tranquillamente andare a mettere in pratica. Ma come sempre a me piace fare, quindi non andremo solo a vedere che metodi ci sono, ma faremo anche dei conti, ci metteremo lì a fare dei conti per capire cosa viene fuori in un caso, cosa viene nell'altro e quale può convenire fra questi due metodi. Quindi amici, super attenti, non vi perdete niente fino alla fine di questo video, perché ogni dettaglio potrebbe aiutarvi a scegliere il metodo migliore per investire. Prima di iniziare fatemi ricordare solamente che il mondo cripto sta cambiando di giorno in giorno a ritmi veramente frenetici. Se volete rimanere aggiornati mettete un bel pollicione in alto, vi iscrivete qui sotto al canale e condividete questo video con amici e parenti ai quali volete fare un piccolo regalino sulla gestione delle proprie finanze. E adesso iniziamo! Per prima cosa definiamo brevemente quali sono i due metodi che andremo a vedere all'interno di questo video. E ancora prima di vedere i metodi fatemi ricordare che stiamo operando all'interno dell'app di Crypto.com, che è un exchange di tipo custodial. Ossia, per farla molto breve, le chiavi del wallet delle nostre cripto non le custodiamo noi, ma lo custodisce l'applicazione per conto nostro. Quindi, se hai già visto questo video all'interno del quale si parla della finanza decentralizzata, della DeFi, bene, non stiamo operando all'interno della DeFi. In questo momento, tramite l'applicazione di Crypto.com, stiamo operando nella SeFi. E se invece non sai di che cosa sto parlando, beh, ti consiglio prima di guardarti quell'altro video così da ambientarti un po' meglio. Ma proseguiamo in questo video. Il secondo metodo di guadagno, tranquilli, partiamo dal secondo per poi arrivare al primo, normalissimo. Il secondo metodo di guadagno che vedremo in questo video è legato ai CRO, che sono la moneta nativa di Crypto.com. Sapete che l'ecosistema di Crypto.com è così tanto cresciuto che a un certo punto è stata creata direttamente la blockchain di Crypto.org, che è super efficiente, ha dei costi bassissimi e le transazioni avvengono in tempi veramente ridotti. Andando a ritroso, invece, il primo metodo che andremo a vedere per investire sempre su Crypto.com è legato alle stablecoin. Ma aspetta, sai che cosa sono le stablecoin? Ora, se lo sai già, ti consiglio di skippare questo capitolo e di andare al successivo. Se non lo sai, invece, oppure se lo sai sni un pochino ma non del tutto, ti consiglio di seguire qui di seguito. Come alle volte accade, possiamo definire alcuni oggetti sulla base di che cosa non sono. E dunque, cosa sono le stablecoin? Dunque, il nome ci indica già qualcosa di interessante, stablecoin, ossia moneta, valuta stabile. E pensiamo un attimo, il Bitcoin è una moneta stabile? Beh, tendenzialmente direi di no, visto che ogni giorno si sente che si muove, che è super volatile, va su in giù, bastano pochi minuti, poche ore per vedere valori continuamente diversi, quindi assolutamente direi che non è stabile. L'Ethereum, che attualmente è la seconda criptovaluta più capitalizzata al mondo, è una moneta stabile? Ancora una volta direi di no, il suo valore si basa, come sempre nel mondo cripto, in base a leggi di domanda e offerta. E quindi che cos'è una stablecoin? Stablecoin è un tipo di criptovaluta che è legata al valore di una fiat currency oppure a delle commodities. Tecnicamente si dice peggata, che vuol dire dall'inglese pegged, to pegged, che vuol dire ancorata, quindi una valuta che è ancorata al valore di una moneta come l'euro, come la sterlina oppure come il dollaro. E non c'è nemmeno bisogno di dirlo, chiaramente è il dollaro il riferimento di tutto. Quindi per ogni token creato, per ogni moneta virtuale creata, c'è da qualche parte nel mondo un dollaro che è stato messo lì, bloccato, per rappresentare il controvalore reale di quel token. Ok, definito cos'è una stablecoin, riflettiamoci un attimo. Possiamo vedere che è una criptovaluta su cui è praticamente impossibile giocare sul cambio del prezzo. Solitamente siamo abituati a delle criptovalute come per esempio il Bitcoin, su cui si possono fare delle ampie speculazioni, perché con un po' di tecnica e un po' di fiuto si può comprare a un buon prezzo e si può rivendere una cifra molto più alta e realizzare un buon guadagno. Evidentemente tutto questo non è assolutamente possibile con una
una stablecoin, perché ha un valore peggato sul dollaro e quindi il suo valore da lì non si muove. A cosa serve una stablecoin? Beh, direi abbastanza semplice. Serve ad avere una rappresentazione delle monete emesse dai governi centrali, per l'appunto le fiat currency, euro, sterlina, dollaro, mantenendo però tutti i vantaggi delle criptovalute. Facciamo un esempio. Ho dei bitcoin, ho avuto un grosso guadagno e adesso io voglio uscire dalla volatilità. Invece di andare a trasformare tutti i bitcoin in euro, con anche delle conseguenze dal punto di vista fiscale, che non andiamo a approfondire ora ma ci sono, posso scambiarli invece banalmente in stablecoin, quindi per esempio Tether, USD Coin, BUSD, ce ne sono parecchie, e tenerli lì da parte sempre come criptovaluta. Ora, a dirla tutta, le stablecoin hanno un po' di fluttuazioni, ma sono veramente minime, nell'ordine di un punto percentuale, nell'ordine dello 0,1 punti percentuale, quindi di un punto millesimale. E proprio per come sono pensate, le stablecoin sono fatte per pareggiare la volatilità, quindi vanno sempre a riassettarsi sul valore che vanno a replicare, quindi del dollaro, dell'euro oppure della sterlina. Ok, quindi stablecoin non ha niente a che fare con l'enorme volatilità di decine, centinaia di punti percentuali che solitamente vediamo col bitcoin oppure con le altcoin. Bene, a questo punto entriamo nello specifico dei due metodi di investimento, però prima ti ricordo una brevissima cosa. Se entri in crypto.com e ti registri e usi il link qua sotto oppure il codice che ti lascio sempre qua sotto e metti in stake 350 euro, arriva subito un bonus di $25. Tac, appena lo fai ti arriva subito il bonus. Col bonus ti arriva anche un mio ringraziamento, perché crypto.com mi manda un piccolo omaggio per ringraziarmi di averti fatto entrare nel loro ecosistema. Bene bene, già che abbiamo il concetto di stablecoin bello fresco, l'abbiamo appena visto, partiamo con il primo metodo di guadagno su crypto.com, che è il metodo di earning di stablecoin proprio sull'applicazione di crypto.com. Prima di andare all'interno dell'applicazione, passiamo dal sito e andiamo nella sezione earn e vediamo quali sono i tassi di interesse per l'earning di vari tipi di valute. Abbiamo per esempio un 6% su CRO, abbiamo il 4,% su Bitcoin, poi abbiamo il 5,5% su Ethereum e poi iniziano una sfilza di 10%. Bene, tutte quelle che vedi al 10% sono stablecoin, che se sono bloccate per un tot di tempo, ora andremo a vedere quanto, danno quel tipo di rendimento. E chiariamo subito una cosa, i tipi di rendimento vanno in base al tipo di stake attivo. Per esempio, se non hai nessuno stake attivo, hai la carta gratuita, oppure se hai lo stake minimo, le rewards sono di un certo tipo. Con la carta Jade Green e simili, le rewards aumentano di mediamente 2 punti percentuali, e se hai più di 35.000 euro in stake, quindi con la carta Rose Gold o Icy White o Obsidian, allora si aggiungono altri 2% di rewards. E scusami un attimo se mi interrompo, prima di procedere devo farti una domanda. Sai qual è la differenza fra stake ed earn? Se la sai, ottimo, vai avanti, non c'è nessun problema. Se non la sai, anche in questo caso io ti consiglio di guardare questo video che ti lascio qui e di andare al minuto 9 minuti e 32, perché una persona al tempo mi fece una domanda e quindi ho risposto in maniera un po' più chiara. Credo che ti possa essere utile. Bene, andiamo adesso a fare un paio di esempi e calcoliamo le rewards. Nel primo esempio mettiamo che io abbia la carta Ruby Steel, perché ho depositato 350 euro in CRO in stake. Facciamo che ho caricato il mio fiat wallet di crypto.com e poi ho comprato 5.000 USD coin, che è una delle tante stablecoin che abbiamo visto prima. Ora decido di mettere in earn le 5.000 USD coin con un termine di 3 mesi, che è attualmente il massimo tempo per cui si può mettere in earn delle valute. La ricompensa calcolata è del 10%, quindi 9,62 dollari alla settimana, quindi circa 500 all'anno, che tradotti in euro sono circa 420 euro. Attenzione, i conti li stiamo facendo per praticità su base annua, anche se il termine è di 3 mesi, però è chiaro che dopo i 3 mesi possiamo mettere nuovamente tutto in earn e il calcolo è esattamente lo stesso. Nel secondo esempio mettiamo che io abbia la carta Jade Green, perché ho depositato 3.500 euro in CRO in stake, ho caricato di nuovo il mio fiat wallet di crypto.com e ho comprato 3.000 USD coin. Ora decido di mettere in earn i 3.000 USD coin con un termine flessibile, ossia voglio poterli togliere quando voglio. La ricompensa calcolata in questo caso è dell'8%, ossia 4,62 dollari alla settimana, quindi 240 dollari all'anno, e tradotti in euro di nuovo sono circa 200 euro col cambio attuale. Andiamo adesso dentro l'app e vediamo realmente come farlo. Entriamo nella sezione earn, clicchiamo il pulsante più in cima a destra e vediamo che il sistema ci permette di scegliere che cosa mettere in earn. A questo punto possiamo scegliere USDC, possiamo scegliere BUSD, possiamo scegliere la stablecoin che ci interessa di più e possiamo scegliere per quanto tempo vogliamo metterla in earn. Fatto brevemente tutto questo, servirà solamente dire ok e il sistema farà tutto il resto. Passiamo adesso all'altro metodo, che è quello che prevede di usare direttamente i CRO.
CRO. Lo ripeto, sono la moneta cardine dell'ecosistema di Crypto.com e, giusto per intenderci, non sono assolutamente una stablecoin. Pensate che nel 2020 io ne acquistai per un controllore di circa 5 o 6 centesimi, perché avevo sottoscritto la carta Jade Green, e ad oggi che registro questo video, attualmente il CRO vale tra i 16 e i 17 centesimi, magari in futuro varrà anche probabilmente di più. Bene, allora in questo caso non andiamo a sottoscrivere un piano di earn per i nostri CRO, ma andiamo a mettere in stake i CRO per ricevere una carta. Se sottoscriviamo la Ruby Steel, che sarebbe la prima carta di Crypto.com con 350 euro in CRO, purtroppo non abbiamo nessun vantaggio in termini di rewards, a meno del rimborso mensile di Spotify. Mentre se sottoscriviamo la carta Royal Indigo oppure Jade Green, iniziamo ad avere una rewards del 10% in CRO. Ora, la Royal Indigo oppure la Jade Green prevedono di mettere in stake 3.500 euro in CRO. Facciamo un esempio e mettiamo che in questo momento il CRO valga 10 centesimi, quindi 0,10 euro. Questo vuol dire che per prendere la carta Jade Green ho bisogno di 35.000 CRO e quindi le rewards sono il 10% di 35.000, quindi le rewards annue del piano Jade Green, della carta Jade Green, sono 3.500 CRO. Quindi durante l'anno il sistema mi assegnerà i miei 3.500 CRO e in particolare Crypto.com li distribuisce su base settimanale. Ed è proprio qui che sta il bello oppure il brutto, però noi speriamo il bello, perché in questo caso abbiamo un fattore moltiplicativo che sia al rialzo, cioè quello che speriamo, oppure purtroppo che sia al ribasso. E adesso mi spiego meglio. Abbiamo detto che in questo esempio il CRO ha un valore di 0,10 euro a CRO. Ora, se il CRO avesse sempre lo stesso valore, uguale 0,10 per tutto l'anno, io in controvalore in euro vuol dire che riceverei 3.500 CRO per 0,10 euro, ossia 350 euro. Ma questa è una premessa falsa, perché CRO non è una stablecoin e invece da quando esiste ha una tendenza, fortunatamente, a salire. Dunque, possono succedere due scenari. Uno, CRO domani non vale più nulla e quindi, niente, ho perso tutto. Due, CRO domani vale più di oggi, che è quello che a me è successo da un anno fa a quest'anno. Dunque, quelli che a CRO stabile sarebbero stati 350 euro, se il controvalore cresce, potrebbero diventare molti, molti di più. E facciamo un esempio al volo. Io facciamo che ho ricevuto i miei 3.500 CRO, ma nel giro di un anno il valore, il controvalore di CRO è salito da 0,1 euro a 0,5 euro, quindi ha moltiplicato per 5 il suo valore. Automaticamente quei 3.500 CRO non valgono più 350 euro, ma ne valgono 1.750. E questo è chiaramente stupendo, però pensiamo anche al contrario, CRO potrebbe anche svalutarsi, quindi invece che 350 potrei trovarmi con 300, con 200, con 100, con nulla? Wait, prendiamo il caso positivo, per ora è sempre andata così e il mercato delle cripto sembra avere un futuro veramente roseo, quindi lungi da me dirvi che CRO crescerà per sempre e per forza, però diciamo che attualmente è andato sempre così. Quindi dopo un anno il mio ritorno sullo stake non è del 10%, ma è del 50%. Allora, amici, io spero che siate ancora in linea. L'argomento non è per niente facile, ci sono dei concetti un po' complicati, ma stra interessanti, in particolare per il nostro portafoglio. Nei due metodi abbiamo visto percentuali di guadagno che sono abbastanza simili. Forse leggermente più alto il guadagno delle stablecoin, che sarebbe il primo metodo, ma contestualmente abbiamo anche visto che investire in CRO potenzialmente ha un fattore moltiplicativo molto succulento, anche se un pochino più rischioso. Dunque, come sempre, abbiamo due alternative da mettere a confronto: più sicurezza e meno guadagno, oppure più guadagno e più rischio. Alla fine non ci smuoviamo mai da lì, questo è un eterno tema che negli investimenti ricorre costantemente, non ci togliamo mai di dosso. Metto bene in chiaro che io non sono un consulente di investimento, per cui non so dirti qual è la metodologia migliore delle tue. Ti dico che cosa faccio io. Io personalmente uso una tecnica mista. In parte investo in stablecoin, che è un asset veramente sicuro, e in parte investo in monete un pochino più volatili, per esempio come il CRO, con il rischio di sapere che potrebbe non andare esattamente solo nella direzione della crescita. C'è anche da dire in realtà che i vantaggi dello stake non terminano con il 10% della rewards annua, perché c'è per esempio il 3% di cashback su tutti gli acquisti, c'è il rimborso completo di Spotify, di Netflix, ci sono una serie di altri vantaggi che comunque
comunque sono abbastanza consistenti, perché se facciamo un conto, mettiamo che Netflix ci costi 12,99€ al mese, Spotify 5€ al mese, quindi mettiamo una spesa di 17,99€ al mese, beh, noi sappiamo che 17,99 per 12 fa circa poco più di 200€ che ci vengono totalmente rimborsati, ci arrivano totalmente nelle nostre tasche grazie alla carta e grazie all'ecosistema di Crypto.com, che comunque non sono pochi. E anche in questo caso, ulteriore trucchetto, quei soldi che vi tornano nelle tasche dal cashback potete reinvestirli tranquillamente, quindi creando nuovamente delle rendite dalle rendite già avute. Per esempio, potete prendere le CRO di rewards che vi arrivano e investirli all'interno del programma Earn di CRO, oppure trasformarli in stablecoin, come abbiamo già visto prima, e investire le stablecoin esattamente come abbiamo visto nel primo metodo. Quindi stiamo veramente usando uno strarendimento composto, dove le rendite le rimettiamo subito a rendita. Bene, passiamo adesso a un ultimissimo punto e facciamo un attimo un recap della situazione. Earning e staking sono due modalità diverse, ognuna ha un proprio vantaggio e ognuna ha un proprio rischio, come sempre. Cosa mi conviene fare e quanto devo investire per iniziare? Beh, per iniziare a investire in stablecoin, quindi per esempio in USDC, come abbiamo visto prima nell'esempio, su Crypto.com devi investire almeno 250 USDC, che ad ora sono poco più di 200 euro. Per iniziare invece con lo staking ed avere il 10% di rewards annua più tutti i vantaggi della carta che abbiamo già visto prima, devi bloccare almeno 3.500 euro. Quindi i numeri in gioco fra un metodo e l'altro sono quasi di un ordine di grandezza di differenza. Ricordati però che un primo staking lo puoi fare anche con 350 euro, però attenzione perché non avrai la ricompensa del 10% annuo. Però se usi il bonus di entrata che ti ho detto, usi il codice che ti sto lasciando qui in descrizione, comunque $25 Crypto.com te li rimanda indietro e comunque col primo piano di staking avrai la possibilità di farti rimborsare completamente tutto l'abbonamento di Spotify. Quello che ti consiglio è quindi di iniziare da quello che puoi in questo momento, investendo costantemente qualcosa ogni mese. Scegli il tuo piano di uso dei soldi, scegli quanto investire ogni mese e ricorda sempre che nel lungo termine vince, stravince e arcivince il rendimento composto. E proprio a questo proposito ti lascio questo video perché credo che spesso non sia facilmente comprensibile la forza del rendimento composto, che invece forse tramite questo video, non lo so, spero sia un pochino più chiara. Conclusioni. Amici, anche stavolta siamo arrivati al termine di questo contenuto, però prima di lasciarvi voglio darvi un'ulteriore informazione. Infatti qualcuno sicuramente si chiederà, ma sarà sempre così? E allora qui rispondo io e dico... no, amici, non sarà per sempre così. Pensate che fino all'anno scorso Crypto.com dava addirittura delle rewards del 18% e poi ha abbassato perché poco a poco stanno entrando sempre più investitori, sempre più utenti e quindi Crypto.com ha meno bisogno di invogliare le persone ad entrare. Io direi che queste sono condizioni completamente locali. Attualmente funziona così. E non solo, valutate che Crypto.com è comunque un'azienda privata, quindi bisogna monitorare il suo andamento, bisogna monitorare le scelte che fa. Quindi prima di affidargli subito tutto, 100.000 euro, tieni, facci quel che vuoi, è chiaro che bisogna un attimo valutare anche il rischio. Io personalmente consiglio di sfruttare questa occasione, ci sono dei rendimenti epici, fosse anche per un anno, meglio prenderli che buttarli via, ma soprattutto consiglio di rimanere stra aggiornati su tutte le possibilità che si stanno creando. E per rimanere sempre aggiornati sappiate che io sul mio canale sto cercando di fare del mio meglio per portare quante più informazioni possibili e per questo, se questo video vi è piaciuto, se pensate che vi abbia portato delle informazioni, se banalmente appunto volete sostenere questo progetto, potete lasciare un bel pollicione in alto e chiaramente iscrivervi qui sotto al canale. Se avete consigli, se avete delle osservazioni, se avete anche delle perplessità da riportare, fatelo sempre qua sotto nei commenti. Se avete delle domande, qualcosa che non avete capito, ragazzi, qui sotto nei commenti, come sempre lo sapete, mi piace moltissimo rispondere alle vostre domande e mi piace anche creare dei contenuti video all'interno dei quali vado a rispondere. Quindi nessun problema, usate i commenti per chiedermi qualsiasi cosa. Io, come sempre, vi ringrazio e ancora una volta ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!